E allora, nella settimana di Natale siamo tutti in attesa della cabina di regia prevista per il 23 dicembre. Cerchiamo di capire se ci saranno effettivamente nuove restrizioni, come arriveremo insomma al nuovo anno. Vogliamo parlare di tutto questo in diretta con il sottosegretario alla salute Pierpaolo Sileri, collegato con noi. Buongiorno e grazie. Buongiorno, buongiorno a voi. Buongiorno, buongiorno Sileri. Allora, oggi sui giornali torniamo a leggere di misure ad hoc per il Natale, insomma, poi guardiamo il calendario del 21 dicembre, quindi come dire, il tempo stringe. Una risposta ce l'ha data in modo molto chiaro, devo dire, il Premier Draghi ieri ha detto non abbiamo ancora deciso, se ne parlerà e decideremo giovedì in attesa di vedere i dati della Omicron. E secondo lei il tampone ai vaccinati in vista delle feste è una misura necessaria? Allora, è chiaro che dobbiamo aspettare i dati, certo un utilizzo diciamo maggiore dei tamponi ha l'utilità di ridurre quanto più possibile la circolazione del virus, individuando quelle persone che eventualmente positive possono innescare diciamo contagi secondari e quindi altri focolai. Dobbiamo aspettare e valutare quelli che sarà innanzitutto la prevalenza della variante Omicron in Italia e poi mutuare anche quella che è l'esperienza purtroppo di paesi che in questo momento stanno vivendo un'esplosione di contagi legati alla Omicron. Vedi ad esempio il Regno Unito, che ha una mole di contagi impressionante e diciamo questa quarta ondata è stata ulteriormente accelerata come numeri dalla variante Omicron, ma in questo momento non si esprime con un aumento del numero dei decessi. È pur vero che chi viene oggi diciamo contagiato magari sta in ospedale, diciamo, bisogna aspettare qualche giorno per vedere poi diciamo le dimissioni, se esce dall'ospedale, se muore, quindi è prematuro diciamo fare i conti, diciamo essere ottimisti o pessimisti con la variante Omicron. È pur vero che i dati iniziali, almeno ciò che suggeriscono gli scienziati, è che sia una variante più contagiosa e probabilmente meno cattiva dal punto di vista di letalità, però è pur sempre troppo presto per poter parlare. Però sottosegretario Sileri, in realtà le chiediamo rispetto ai numeri che stiamo vedendo, perché ogni giorno abbiamo la pubblicazione ufficiale dei numeri, no? Lei si sentirebbe tranquillo senza ulteriori restrizioni durante il periodo natalizio oppure non troppo? Ma vede, l'Italia diciamo ha fatto sicuramente dei passi avanti rispetto agli altri paesi con l'introduzione del Green Pass e poi con il Pass rafforzato. Noi abbiamo ancora tutte le misure, vedi la mascherina al chiuso, mascherina all'aperto reintrodotta diciamo nei luoghi diciamo più affollati, cioè noi abbiamo ancora una pratica quotidiana che ci difende non poco. Però vede, noi mettiamo dei filtri, o meglio, questo virus si combatte senza ombra di dubbio grazie e attraverso i vaccini, però ci sono tanti filtri che ci proteggono: mascherina, distanza, lavaggio delle mani, sicuramente i vaccini, sicuramente le terapie per coloro che si ammalano, l'utilizzo spregiudicato dei tamponi, un adeguato contact tracing. Ecco, in tutto questo mix, tutti questi filtri messi ovviamente in sequenza, ovviamente le terapie sono l'ultima parte, no? Dopo che ti sei infettato, capite che a seconda della variante che circola, di quanto circola e di come questo maledetto virus si modifica nel tempo, diciamo, sono delle carte che dobbiamo che dobbiamo giocarci. Ma questo è chiaro, ma questo è chiaro. Le dico la verità, perché abbiamo messo in atto diciamo una strategia progressiva e in questo momento, come vedete, siamo aperti con una variante che creerà sicuramente dei problemi, e se serve qualche misura in più, vedi l'utilizzo dei tamponi, sicuramente molto meglio che una chiusura, no? Però insomma ci sembra di capire, se i dati di giovedì fossero quelli di oggi, di questa mattina, di queste ore, non ci sarebbe bisogno di tamponi, insomma di ulteriori misure, questo ci sembra certamente di capire. Certamente sì, cioè se i dati dovessero rimanere questi non ci sarà bisogno di alcuna modifica, ma attenzione, se dovessimo invece avere un aumento mostruoso dei contagi, nel Regno Unito, se avete visto, i contagi sono schizzati in alto in pochissimi giorni, a questo poi dobbiamo valutare anche il numero dei ricoveri, i posti letto che vengono occupati, ma insomma direi che se i dati dovessero essere quelli di oggi andrei cauto con
con ulteriori restrizioni. Sì. Ecco, Sileri, un'altra delle ipotesi che in qualche maniera hanno appunto prospettato i giornali potrebbe essere quella di estendere l'obbligo del Green Pass rafforzato a tutti i lavoratori, non solo ad alcune categorie. Le sembra una possibilità reale? Beh, sicuramente per coloro che possono essere più a contatto con la popolazione e quindi maggiore può essere il rischio di contagio, quindi direi in maniera selettiva e chirurgica, ecco, questo potrebbe essere un'idea, ma insomma ripeto, vediamo sempre i contagi come andranno. Chiaro. Però al momento francamente non mi metterei a parlare di, diciamo, ipotesi, perché se si leggono i giornali ovviamente vi sono tantissime ipotesi, secondo me diventano anche fattore di confusione per la popolazione, perché rimani sempre dicendo: Dio, cosa mi aspetta, cosa accadrà? Le regole sono quelle che vi ho detto poc'anzi, ripeto: mascherina, distanza, lavaggio delle mani, ovviamente tamponi, utilizzo dei tamponi in maniera più o meno spregiudicata, usiamo questo, diciamo, questo aggettivo per trovare più persone, un adeguato contact tracing, e poi vi è la vaccinazione e poi vi sono le terapie, ma le carte sono sempre quelle, voglio dire, le utilizzi a secondo dell'area, della quantità di virus che c'è, della condizione, eccetera, certo. Condizione. Allora, Sileri, ieri l'EMA ha approvato questo vaccino, il Novavax. Ci racconta un po' in che cosa differisce dagli altri, se differisce, è efficace, lo è di più, servono più dosi, ci sono notizie in merito? Ma guardi, è un vaccino che una volta approvato significa che è efficace e sicuro, ha una tecnologia diversa rispetto ai vaccini ad mRNA, quindi una, diciamo, tecnologia più tradizionale, e quindi, diciamo, va incontro, ecco, diciamo, a coloro che sono riluttanti. Io non parlo di Novavax, parlo di persone riluttanti all'utilizzo dei nuovi vaccini che abbiamo avuto fino ad oggi ad mRNA, e quindi è un'ulteriore opzione, ovviamente efficace, un'arma in più per combattere questo virus. Spero che più persone, ora che vi è un ulteriore vaccino, incontrino l'idea della vaccinazione come salvezza, certo, nei confronti di un virus che uccide. Dottor Sileri, in questi pochi secondi che ci restano le voglio fare questa domanda: un cittadino responsabile in vista del cenone o del pranzo di Natale, insomma, a seconda delle varianti, quelle buone naturalmente, regionali, va in farmacia e si fa un tampone rapido anche in assenza di sintomi per essere più sicuro? Guardi, meglio un tampone molecolare, se proprio dovessi scegliere. In primis direi vaccinazione, quindi una cena o un pranzo con tutti i vaccinati è sicuramente più sicuro di persone che hanno fatto solamente il tampone, e ancora più sicuro rispetto a coloro che hanno fatto magari un test rapido la cui valenza contro la variante Omicron è ancora un punto interrogativo, chiaramente dipende dal tipo di test, però purtroppo dubito che possa avere un'attendibilità sovrapponibile a quella dei test molecolari. Io direi che una cena fra vaccinati, ovviamente con terza dose, chi deve fare la terza dose, ma certo, con ciclo completato gli altri, dà molta più sicurezza, non solo sulla trasmissione, che sicuramente è più bassa, è ovvio che è più bassa per chi è vaccinato, ma diciamo, certo, che se è sfortunato che in quella cena ti prendi il virus, difficilmente vai in terapia. In caso di parenti, amici, commensali Novax, insomma, lei diserterebbe l'appuntamento? Certamente sì, e a casa mia non entrano. Chiarissimo. Mi consiglia di farlo anche gli italiani. Beh, se avete sì, dei Novax, insomma, magari dite un'altra volta. Che si facciano una cena tra loro anche, no? Si può fare, no? No, però sì, se vogliono parlare con me, nel senso che vogliono convincerti, io spenderei anche il giorno di Natale. Perché se anche se ne convinco uno, so che magari l'ho salvato. È un successo. Va benissimo. Però a casa con una famiglia e la zia anziana eviterebbe, certo. Grazie davvero al sottosegretario alla salute Pierpaolo Sileri per il tempo che ci ha dedicato. Buone feste a voi, grazie. A presto, grazie. Buon lavoro. Buon lavoro.